Sulle rive del Tagliamento, nel cuore del Friuli, vive una cittadina ricca di arte e di storia, Spilimbergo. Questa è la sua storia di ieri e di oggi. Costruita sui guadi del fiume, Spilimbergo è da sempre luogo di passaggio e di ospitalità e nei secoli lontani accolse pellegrini, mercanti e sovrani, da Sigismondo d'Ungheria fino a Carlo V, l'ultimo grande imperatore. La cappella di San Giovanni Eremita, alla periferia sud, era il primo punto di sosta per quanti giungevano in città dal guado di Gradisca. Qui i viaggiatori potevano trovare riparo dalle intemperie, mentre nei periodi più difficili vi si allestiva il lazzaretto per tenere in quarantena gli appestati. La mano con le due dita alzate è un richiamo di fede che simboleggia la duplice natura di Cristo, uomo e Dio. A Spilimbergo la memoria del passato rivive ogni anno con una grande festa in costume alla metà di agosto, nella ricorrenza dei due santi patroni, la Vergine Maria e San Rocco. La venerazione per questo santo risale al 500, quando fu invocato dalla popolazione colpita da una furiosa epidemia. Per voto popolare fu allora edificata una bianca chiesa fuori dalle mura della città. Al seguito del corteo storico, entriamo nella città medioevale. Tutta circondata da mura, la torre occidentale costituiva l'accesso principale al borgo fortificato. Le sue origini come villaggio si perdono nel tempo, ma la svolta decisiva avvenne tra il 2 e il 300, quando i signori del luogo lo fortificarono e lo trasformarono in uno dei centri economici e militari più importanti del Friuli. A popolare Spilimbergo accorsero allora, nello spazio di pochi decenni, artigiani e mercanti da tutta la regione e oltre. La sua fama arrivò fino in Toscana, raccolta da Franco Sacchetti nel 300 novelle. Fu in Friuli, nel castello di Spilimbergo, già uno ritagliatore fiorentino. E andando uno friulano, che aveva nome Socebone, a comprare panno. Ma la storia della città non è fatta solo di mercanti e soldati. Un ruolo fondamentale svolsero i monaci e le associazioni di cittadini laici. La confraternita dei Battuti, alla metà del 300, eresse la chiesa di San Giovanni con accanto un ospedale di 16 letti. Impegnati nell'assistenza volontaria a bisognosi e agli ammalati, i Battuti erano caratterizzati da un forte spirito mistico e davano vita alle processioni sacre, indossando la loro caratteristica veste bianca e il cappuccio nero, addirittura fino all'inizio del Novecento. All'interno della piccola chiesa, un'insolita crocefissione di gusto popolare, opera di un artista friulano anonimo del Quattrocento. A pochi metri di distanza, negli stessi anni, Papa Clemente VI affidò invece ai frati agostiniani la chiesa di San Giuseppe e Pantaleone con il vicino convento. Oggi vi si conserva un capolavoro dell'arte quattrocentesca, il coro ligneo realizzato con paziente lavoro di intarsio dal vicentino Marco Cozzi. Ogni giorno, da questi 24 sedili, si levano al cielo i salmi per la salvezza dell'anima. Borgo Nuovo, Borgo Orientale, Borgo Vecchio, Broiluccio. Dappertutto furono edificate strette file di case, prima fatte di legno e sassi e con il tetto di paglia, poi, a causa dei continui incendi, rifatte in pietra. Gli artigiani tenevano bottega al piano terra, sotto lunghe teorie di portici, che ancora oggi caratterizzano il volto urbano di Spilimbergo. Salendo nella scala sociale, le maggiori famiglie patrizie della ricca borghesia si contendevano il primato della città e il controllo delle clientele. I Monaco, i Cisternini, gli Stella, i Balzaro erano impegnati in continue lotte tra loro e con la famiglia dei conti Spengenberg. Qualche volta si ricorreva alla violenza, ma più spesso si gareggiava nella bellezza degli edifici e non si badava a spese per decorarli con affreschi e stucchi. Si rappresentavano stemmi araldici, simboli familiari, accanto a vere opere d'arte. Quasi nascosto, sotto una volta della casa del capitano, scopriamo un antico crocifisso. Nel vicino Palazzo Ercole, invece, l'antico proprietario volle far dipingere addirittura scene della vita dell'eroe di cui portava il nome.
Deianira in groppa al centauro Nesso, il saggio Chirone, la fatica del leone di Nemea. Attraverso la torre orientale si entra nella parte più antica della città, protetta da una prima cinta di mura fin dal 200. Era un'epoca molto turbolenta, caratterizzata dallo scontro tra i comuni italiani e l'imperatore tedesco, col quale era schierato Spilimbergo. Queste mura dovettero subire gli assalti delle truppe guelfe di Treviso. Spilimbergo, al momento della sua massima espansione, era il centro di un territorio compatto a ovest del Tagliamento che comprendeva gran parte delle pievi di San Giorgio e di Travesio, oltre ad alcune località sparse al di là del fiume, giurisdizioni feudali e decime. I conti di Spengenberg erano vassalli del patriarca di Aquileia e tali rimasero fino al 1420, quando gli artigli della potente Repubblica di Venezia si stesero su quasi tutto il Friuli. Il leone di San Marco fa capolino sulle pareti di alcune case dell'epoca. Nel 1439 fu ordinato che niuno venda o misuri fuor della piazza. Per secoli il centro del potere civile e religioso fu la piazza del Duomo, chiamata anche piazza del Grano. Qui si tenevano i mercati periodici e si riscuotevano le tasse sul venduto. Ma si svolgevano anche le cerimonie pubbliche, alla presenza dei conti e dei magistrati popolari. È nel Palazzo del Daziario, uno dei più antichi della città, che si registravano le merci in vendita e si effettuavano le pesature. A pochi metri di distanza, invece, nella loggia del comune, sotto lo sguardo severo del leone degli Spengenberg, si svolsero per secoli le assemblee dei rappresentanti del popolo, prima di essere trasformato in un magazzino, poi in un teatro e infine di nuovo in sede di amministrazione pubblica. Dietro un pilastro è conservato il campione della macia, antica unità di misura dalla forma di menora, il candelabro a sette braccia, testimonianza dell'importante ruolo economico della comunità ebraica nella città del tempo. Anno Domini, millesimo, duecentesimo, octuagesimo quarto. Il Duomo, dedicato alla Vergine Maria, fu eretto alla fine del 200 per volontà del conte Walter Bertoldo II con il permesso del vescovo Fulcherio. All'esterno, San Cristoforo indicava ai pellegrini la strada verso Roma. Sul portale, scolpito da Zenone di Campione, che costituisce l'ingresso settentrionale del Duomo, la solenne incoronazione della Vergine Maria richiama i riti della tradizione feudale. All'interno, lo sguardo è subito attratto dall'organo, realizzato da Bernardino Vicentino agli inizi del Cinquecento e decorato dal Pordenone con le scene della caduta di Simon Mago e della conversione di Saul. Il Duomo fu costruito sul ciglio di una scarpata, rivolto a Oriente, in modo che il prete, celebrando le funzioni, guardasse verso Gerusalemme, secondo l'antica tradizione aquileiese. Tra le opere più antiche, i grandi affreschi dell'abside, realizzati dopo la metà del 300 da allievi di Vitale di Bologna, che nello stesso periodo stava lavorando nel Duomo di Udine. Furono utilizzati gli stessi cartoni preparatori. L'iniziativa era partita ancora una volta dai conti, desiderosi di esprimere in questo modo la loro magnificenza, in rivalità con il patriarca loro signore. Il ciclo di pitture costituiva una specie di Bibbia dei poveri, che rappresentava da una parte la vita di Gesù e dall'altra le vicende dell'Antico Testamento. Tra queste spicca la scena di Susanna al bagno. In mezzo, tra le due vetrate, la crocefissione unisce e separa le scene. Ma tutta la comunità contribuì con donazioni ad arricchire la chiesa. I maggiori artisti del Rinascimento furono chiamati a decorare le pareti e le colonne. Giovanni Martini, Giovanni Antonio da Pordenone, Giovanni de Cramaris, Marco Tiussi e tanti altri pittori, il cui nome è destinato a rimanere sconosciuto. Di De Cramaris sono anche le miniature che arricchiscono i libri corali del Duomo, composti a cavallo tra 400 e 500. E nello stesso periodo opera anche Giovanni Antonio Pilacorte, lo scultore dei cherubini, con le sue finissime decorazioni.
sempre andava per le taverne cantando e dicendo sempre male della gesia universale. Dopo la metà del Cinquecento, la Controriforma segnò una svolta anche dal punto di vista artistico. A Spilimbergo si erano manifestate simpatie protestanti, perciò la Chiesa volle impegnarsi in modo particolare per illustrare i dogmi cattolici e diffondere il culto dei santi. Di quest'epoca sono le tele di Palma il Giovane, di Gasparo Narvesa e di Giuseppe Heinz. Col suo ricchissimo patrimonio d'arte e il sovrapporsi degli stili, il Duomo è oggi uno dei maggiori monumenti sacri del Friuli, specchio della spiritualità che ha animato e anima tuttora la comunità spilimberghese. Nella cripta, suggestiva e misteriosa, in un sarcofago di pietra, è conservato il corpo di Walter Bertoldo IV, uno dei maggiori esponenti della casata comitale, capo della rivolta dei feudatari friulani contro il patriarca nella metà del Trecento. A più di un secolo dopo risale invece l'altare fatto fare dal conte Paolo come ringraziamento per essere scampato ai turchi in una delle loro numerose scorrerie. Nella parete vicina si apriva un passaggio segreto che collegava direttamente al castello. Da Walter Bertoldo a Paolo, i conti hanno lasciato numerose tracce della loro presenza nel Duomo e in ogni angolo della città. Ma chi erano gli Spangenberg? Originali della Carinzia, furono inviati nella regione forse al tempo delle lotte per le investiture per garantire la fedeltà di questa terra di confine. Sembra che all'inizio la loro sede fosse nella pieve di San Giorgio, ma già verso il 1100 spostarono la residenza in posizione più strategica, sul fiume. Spilimbergo divenne così il centro di tutta la signoria. Durante le molte guerre che insanguinarono il Friuli, il castello, chiamato Girone, dovette resistere a parecchi assalti, ma furono gli stessi spilimberghesi a distruggerlo, durante una rivolta popolare nel carnevale del 1511. Tutti i castellani si misero in fuga e subito fu fatto il sacco e la sera il fuoco. Del castello si salvò soltanto il palazzo dipinto, con gli affreschi quattrocenteschi del Bellunello. Gli altri edifici, invece, dovettero essere ricostruiti. Una parte della famiglia Spangenberg aveva scelto invece come dimora la borgata della Valbruna. È il palazzo della casa di sopra che quasi due secoli dopo ospiterà l'Accademia Parteniana, scuola umanistica destinata ai ragazzi di famiglia agiata. Fu in questo clima colto che fiorirono la giovane pittrice Irene, il poeta Gian Domenico Cancianini e più tardi Eusebio Stella. Nei giorni della rievocazione storica si respira un'aria insolita. Ogni anno, a metà agosto, in mezzo a vicoli e portici, rivivono le botteghe degli antichi mestieri. Dei sartori, dei marangoni, degli osti, dei fornai, dei battiferro, dei copisti. Popolo di Spilimbergo, udite! Questa comunità vuol fare oggi memoria della visita di Sua Maestà Soavissima. La città sembra risucchiata indietro nei secoli, in un tempo di principi, dame e chierici, un tempo di gonfaloni, di spade e di pietre. E la sera, i signori e il popolo si uniscono in un'unica grande festa, allietata da cantori, saltimbanchi e mangiafuoco. La giornata si chiude e un nuovo viaggio ci aspetta. Prima di lasciare Spilimbergo, però, facciamo sosta nel santuario dell'Ancona, sulle rive del fiume. Costruito nel 600 con i resti di una precedente chiesa distrutta dalle inondazioni, era un riferimento per tutti i viaggiatori che giungevano in città attraverso il guado di Carpacco. Ringraziavano la Madonna per lo scampato pericolo e chiedevano protezione per proseguire, come noi, il cammino. Intorno a Spilimbergo, tra i fiumi Meduna e Tagliamento, si apre un ambiente naturale vario e suggestivo, fatto di montagne incontaminate, di numerosi torrenti, di grandi boschi e colline. Popolate fin dai tempi remoti, queste zone custodiscono però anche dei tesori di storia e arte di altissimo livello, che il nostro viaggio ci farà scoprire. Allo sbocco della Val Tramontina, Meduno, di origine celtica, conserva un prestigioso edificio costruito sui resti del precedente castello medioevale. È il Palazzo Colossis. Da questa località, fin dal 400, sono partite generazioni di intagliatori di pietra, gli Spizzapiera di Midun, che hanno fatto dello scalpello uno strumento d'arte.
Tra questi anche Luigi Del Bianco, il capomastro che guidò i lavori del famoso Mount Rushmore Memorial negli Stati Uniti con i profili dei quattro presidenti americani. A tempi più remoti riportano invece i resti del castello di Toppo, forse di origine longobarda, che si alzava imponente con le sue 12 mura. Ai piedi il vecchio borgo è stato recuperato e costituisce oggi un piccolo gioiello di architettura popolare come pochi altri in regione. Travesio, antica pieve della diocesi di Concordia. All'interno della chiesa dedicata a San Pietro, più volte rimaneggiata, si può ammirare, tra le altre opere, il più esteso ciclo di affreschi rimasto di Giovanni Antonio da Pordenone, risalente ai primi del Cinquecento. Illustra la vita del santo apostolo e il suo trionfale ingresso alla gloria celeste. Pietro è inginocchiato davanti a Gesù risorto e con la mano destra indica il Padre. A Zancan, piccola località a pochi chilometri da Travesio, il Pilacorte ha lasciato traccia del suo passaggio in una delicatissima Madonna che allatta il bambino sul portale del piccolo tempio. Risalendo ancora la valle del torrente Cosa, si giunge a Castelnuovo del Friuli, dominato dai resti del castello, utilizzati un centinaio di anni fa per costruire la chiesa di San Nicolò. La torre di guardia, adattata a campanile, rende ancora l'idea dell'autorità che i signori di Savorgnan esercitavano sulle ville sottostanti. Di ben altra autorità parla invece la chiesa di San Giacomo a Clauzetto, con la sua imponente scalinata risalita in ginocchio dai fedeli penitenti che chiedevano il perdono dei peccati e la liberazione dalle forze del male. Al confine tra le valli del Cosa e del torrente Arzino, ecco la pieve di San Martino d'Asio. Restaurata da pochi anni, la costruzione attuale risale all'inizio del Cinquecento, ma gli scavi archeologici hanno riportato alla luce anche le fondamenta dell'edificio primordiale, che fin dal XII secolo costituiva il fulcro spirituale del territorio. All'interno un'opera eccezionale, l'altare maggiore, scolpito in pietra dal Pilacorte e animato dalle scene di San Martino che divide il mantello col povero e dalla Madonna col bambino. Sulla parete ancora il santo titolare, questa volta affrescato da Marco Tiussi. A Pielungo entriamo per un momento in una dimensione magica, con il palazzo fatto costruire un secolo fa da Giacomo Cecconi dopo il suo ritorno al paese natio. Un castello da favola che si innalza all'interno di un'estesa foresta con le sue torri, i muri merlati e le grandi finestre. Allo sbocco della Val d'Arzino ecco Pinzano al Tagliamento, località di antica origine medioevale. La chiesa principale dedicata a San Martino, sebbene più volte rimaneggiata, conserva opere d'arte di notevole valore, tra cui il martirio di San Sebastiano dipinto dal Pordenone con l'aggiunta del curioso particolare della lotta tra un arcangelo e il diavolo. A pochi chilometri di distanza, la chiesa di Santa Maria dei Battuti, a Valeriano, costituisce un altro piccolo tesoro d'arte. Gli affreschi della facciata sono stati trasferiti all'interno in tempi recenti per proteggerli dalle intemperie. Tra le molte opere da vedere, una natività realizzata sempre dal Pordenone e arricchita con scene ispirate alla vita quotidiana del tempo. La storia di Sequals è strettamente legata alla tradizione del mosaico, praticata nel corso dei secoli da abili artigiani che hanno decorato ville, chiese e palazzi in ogni angolo d'Europa. La loro abilità era già conosciuta nella Venezia del Seicento. Tra questi lavoratori, veri artisti delle pietre colorate, va ricordato Gian Domenico Facchina, che alla fine dell'Ottocento operò a Parigi e introdusse una tecnica rivoluzionaria nel settore, la lavorazione a rovescio, unica vera novità del mosaico dal tempo di Aquileia, Ravenna e Bisanzio. E da questa tradizione che nascerà nel 1922 la scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo. Sempre a Sequals vive ancora la memoria del grande campione di pugilato Primo Carnera, unico italiano ad aver conquistato il titolo dei pesi massimi a New York nel 1933.
nel vicino paese di Les Stances, la chiesa di Santa Maria Assunta, con la volta decorata verso la metà del Cinquecento da Pomponio Amalteo, genero e allievo del Pordenone. Gli affreschi illustrano per episodi le vicende dell'Antico e del Nuovo Testamento, dalla creazione dell'uomo fino alla resurrezione di Cristo e all'incoronazione della Vergine Maria. Nel cuore del paese, ecco l'elegante villa dei Savorgnan, la famiglia che dominava anche su Castelnuovo e Travesio e che si insediò qui dopo aver abbandonato i vecchi castelli sulle colline. Al piano terra, il palazzo ospita una collezione di reperti archeologici rinvenuti nel territorio dalla preistoria al Medioevo. E siamo così scesi in pianura, dove ci apprestiamo a visitare i paesi che compongono i comuni di Spilimbergo e di San Giorgio della Vichinvelda. Paesi che possiedono un patrimonio d'arte religiosa di altissimo valore, costituito in gran parte nell'epoca rinascimentale. A Vacile, nella parrocchiale di San Lorenzo, operò il Pordenone ancora giovanissimo agli inizi del Cinquecento. A Gaio, invece, nella piccola chiesa di San Marco, situata in posizione panoramica, il portale firmato 14 ottobre 1490 da Giovanni Antonio Pilacorte è una delle prime opere dell'apicida lombardo, originario di Carona, sul lago di Lugano. Seguendo le acque del torrente Cosa, arriviamo a Baseglia, il cui nome deriva dal latino basilica, cioè chiesa. E all'interno del Tempio della Santa Croce possiamo ammirare un grandioso ciclo di affreschi realizzati alla metà del Cinquecento da Pomponio Amalteo. Sulle pareti sono illustrate in modo esuberante e colorato le storie della Passione di Cristo e della Vera Croce. A Tauriano fu chiamato a dipingere la parrocchiale Gian Pietro da Spilimbergo. Poco fuori dal paese, però, ecco la piccola chiesetta di San Rocco. Il colle su cui sorge non è naturale, ma opera dell'uomo e cela in realtà un tumulo sepolcrale di epoca protostorica. Nelle vicinanze si svolgeva nel Medioevo il mercato del Ciucul. L'oratorio campestre di Sant'Antonio Abate a Barbeano, come molte costruzioni simili, era un tempo preceduto da un ampio porticato. All'interno conserva le pitture di Gianfrancesco da Tolmezzo che risalgono agli ultimi decenni del Quattrocento. A lungo nascosti sotto strati di colore o sbiaditi dal tempo, questi affreschi sono stati sottoposti in tempi recenti ad un accurato restauro. L'ultima frazione di Spilimbergo che raggiungiamo è Gradisca, nelle cui vicinanze è stato scoperto un antico castelliere protostorico risalente all'età del bronzo, verso il 1000 a.C. Si tratta di un terrazzo naturale, un tempo difeso da argini di ghiaia, ciotoli e terra. Utilizzato a più riprese anche in epoca successiva, fu abbandonato completamente dopo l'età romana. A pochi chilometri incontriamo Provesano, la cui chiesa parrocchiale conserva una grande crocefissione di Gianfrancesco da Tolmezzo, anche questa restaurata in tempi recenti. L'opera è resa particolarmente interessante dal paesaggio naturale che fa sfondo e dalla cura con cui sono stati resi i personaggi. E nella piccola località di Cosa osserviamo una costruzione che all'apparenza sembra un castello. Si tratta della villa settecentesca di proprietà dei conti Attimis Maniago. Edificata forse su un precedente più antico palazzo, era al centro dei vasti possedimenti terrieri della famiglia. Prima di rientrare a Spilimbergo, facciamo sosta nella chiesetta di San Nicolò, sulla piana della Vichinvelda, tra San Giorgio e Rauscedo. Sulla facciata risalta l'ormai familiare immagine di San Cristoforo, segnavia dei pellegrini. All'interno possiamo ammirare un pregevole altare di pietra scolpito dal Pilacorte. Ma la fama di questo luogo è legata soprattutto ad un drammatico avvenimento storico che rimanda alla fase più acuta delle guerre feudali del Medioevo.
Qui, il 6 giugno 1350, il patriarca di Aquileia Bertrando, mentre rientrava da un'incursione a Vivaro e Basaldella, venne ucciso dalle truppe spilimberghesi e il suo corpo fu trasportato su un carro nel Duomo di Udine, dove tuttora riposa. Facilmente raggiungibile grazie ad una fitta rete viaria, Spilimbergo oggi è una cittadina vivace e dinamica, che ha saputo costruire una dimensione moderna senza rinunciare al suo passato. Il commercio e i servizi rappresentano le attività più caratterizzanti, grazie anche al forte richiamo turistico che esercita. Sono migliaia i visitatori che arrivano ogni anno dall'Italia, ma anche dalla Carinzia, dalla Stiria e dal Salisburghese, richiamati dai monumenti d'arte, dall'ambiente naturale e dalle iniziative culturali e musicali. Ma non solo. Il progresso non ha sconvolto le tradizioni. Il mercato, il centro urbano, ha conservato una dimensione a misura d'uomo, con zone pedonali, recupero degli edifici storici e spazi verdi. Le attività economiche più recenti hanno trovato invece opportunità di crescita in periferia. Numerose le aziende artigianali e industriali che operano a Spilimbergo. È stata vincente la scelta di puntare sulla qualità e i prodotti sono apprezzati sia nel mercato interno che in quello straniero. Non va dimenticato però neanche il ruolo di primo piano svolto dal settore agroalimentare e zootecnico. E mentre nella fascia pedemontana stanno prendendo piede iniziative legate all'agriturismo e ai prodotti tradizionali, in pianura si è puntato su cereali, frutteti e vigneti. Importante l'attività del settore didattico e sperimentale dell'Istituto Superiore di Agraria, mentre un ruolo importante per lo sviluppo economico del primario hanno giocato i consorzi cooperativi. Ma la risorsa più importante e inconfondibile di Spilimbergo sono i sassi. Cercati lungo il greto dei suoi fiumi, spaccati in tessere minute secondo un rito che risale agli artigiani di Sequals e prima ancora agli artisti dell'epoca classica, costituiscono ancora oggi l'anima del mosaico. E questo è un settore produttivo di altissima qualità che rappresenta la punta di diamante della realtà locale. Dal 1922, anno della sua fondazione, la Scuola Mosaicisti del Friuli, intitolata Irene da Spilimbergo, ha diplomato centinaia di operatori che hanno portato la loro creatività e la loro competenza in ogni angolo del mondo. Aeroporti, università, regge, moschee e cattedrali, ovunque si veda un mosaico moderno, lì è arrivata Spilimbergo, la città del mosaico.